Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Alla mia destra vedete la mia prima stampante, la Ender 3, che fino a poco tempo fa è rimasta perfettamente originale così come l'avevo comprata. Invece da un po' di tempo sto iniziando, come avete visto, a fare dei piccoli miglioramenti. Già avevo recensito qualche accessorio, vi lascio il link giù nel primo commento e nella descrizione. Ma oggi voglio parlarvi di questa scheda madre della Big 3 Tech che ci permette di migliorare la stessa stampante dal punto di vista proprio della scheda madre, quindi il cuore della stampante. E grazie a questa scheda madre riusciremo anche a realizzare degli altri upgrade, ad esempio sensore di fine filamento, BL Touch, eccetera, eccetera. E la rende anche più silenziosa e più prestazionale. Ovviamente i rumori meccanici rimarranno perché sono inevitabili, ma per quello che riguarda la scheda madre ci permetterà appunto di avere dei miglioramenti che ci consentiranno di utilizzarla ancora meglio. Quindi adesso vi farò vedere cosa viene dato in dotazione all'interno della confezione e vedremo soprattutto come si monta. Sorrido perché all'interno della confezione c'è un simpatico regalino, una paperella in gomma. Allora, guardiamo questo montaggio. Vi ricordo però che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione e se riesco anche un probabile codice di sconto, anche se ho visto che sul sito già c'è un buon prezzo, mi pare che sia attorno ai 35 euro. Comunque, mettiamoci sul bancone, guardiamo come si smonta, guardiamo come si monta questa e poi guardiamo il pannello LCD con le nuove funzioni che appariranno sul menu. Iniziamo. Facciamo quindi questo unboxing. Questa è la scatolina Big 3 Tech SKR Mini E3. Si fa scorrere verso destra e all'interno troviamo la piccola scheda madre, un cavetto e una simpatica paperella. Oltre ad un bigliettino che ci riporta ai social dell'azienda. Confezione sigillata. E questa è la scheda madre. Sembra davvero ben fatta. Adesso proviamo a montarla, quindi smontiamo quella originale e montiamo questa. Vi faccio alcune inquadrature da vicino. Questo è il nostro dissipatore di calore, va bene. Iniziamo direttamente con il montaggio. Sembra quasi superfluo doverlo dire, però ovviamente prima di smontare il tutto staccate l'alimentazione elettrica. E allora iniziamo a svitare tutte le viti che ci permetteranno di accedere al vano nel quale è contenuta la scheda madre originale. Per prima cosa staccherò il cavo del sensore di fine corsa dell'ASZ e il cavo della ventola, così avrò più possibilità di muovermi e farvi vedere pure il tutto. Solo che è tutto pieno di colla a caldo e quindi dovrò utilizzare delle pinze. Tutto pieno di colla a caldo. Comunque, utilizziamo una pinza e stacchiamo, ok, con delicatezza. Guardate, tutto pieno di colla a caldo. Va bene, confrontiamo rapidamente. La posizione ovviamente di tutti i connettori è identica alla scheda originale. Eventualmente aiutatevi anche facendo una fotografia alla scheda prima di staccare il tutto, perché potreste confondervi, invece in questo modo avete la possibilità di ricordarvi la disposizione. Comunque tutti i cavetti all'estremità hanno questo contrassegno che ci indicano a quale asse fanno riferimento. Infatti, come potete vedere, abbiamo il connettore dell'estrusore, il connettore dell'asse Z, il connettore dell'asse Y e il connettore dell'asse X. Anche in questo caso hanno abbondato di colla a caldo. Ok, come era prevedibile, si rompe, quindi la colla a caldo in teoria non andrebbe messa. Ok, con questo sono stato più fortunato. Ok, questi li abbiamo smontati. Adesso passiamo ai sensori di fine corsa. Quello che abbiamo staccato poco fa era il sensore di fine corsa dell'asse Z. Adesso stacchiamo il sensore di fine corsa dell'asse Y e poi quello dell'asse X. Bisogna fare davvero molta attenzione. Un bagno di colla a caldo. Adesso non resta che staccare i cavi che portano all'alimentazione, i cavi per il riscaldamento dell'utente, i cavi per il riscaldamento del piatto di stampa, eccetera. Adesso è rimasto solamente il cavo flat del display. Ovviamente il tutto ben incollato con la colla a caldo. Dopodiché staccherò la scheda madre dal supporto. Decisamente alla Creality la colla a caldo abbonda. Va bene.
Stacchiamo quindi anche questo cavo e sostituiamo la scheda. E queste sono le due schede a confronto, Big 3 Tech e la scheda madre della Creality. Ovviamente sulla scheda è riportata una sigla che vi indica quale connettore collegare. Come vedete, la prima è quella dell'asse X, Y, Z ed E. In questo caso, come vedete, abbiamo due connettori per quanto riguarda l'asse Z, perché in teoria potrebbe essere utilizzata nel caso in cui avessimo una macchina con un doppio motore per l'asse Z. Quindi potete collegare indipendentemente nel primo o nel secondo il connettore dell'asse Z. A questo punto rimettiamo la scheda al suo posto. Quasi quasi la incollerei. Facciamo in modo, per prima cosa, che le porte coincidano con gli spazi. Perfetto. A questo punto possiamo avvitare le viti e quindi fissare la scheda al suo supporto. Ok, non è necessario stringere a morte come erano strette quelle originali, basta che vengano comunque strette e non vengano lasciate lente. Perché se la scheda madre non fosse messa correttamente rischiereste poi di danneggiare il tutto. Considerate che sono dei componenti elettronici e quindi si potrebbero danneggiare con molta facilità. Ok, mettiamo l'ultima. Perfetto, a questo punto stringo fino a fine corsa e dopo serro in modo un poco più deciso, ripeto, senza esagerare. Ok, quindi iniziamo a mettere i vari cavetti. Questo è quello dell'estrusore, quindi lo mettiamo per primo, però quasi quasi. Prima li ripulisco da tutta questa colla. Allora, io a questo punto non ero preparato perché per collegare la ventola dell'hotend bisogna fare una saldatura. Quindi ho accroccato come potevo, ho recuperato un connettore a due pin e quindi lo collegherò da questa parte. In realtà potrei collegarlo anche da questo, perché dallo schema che poi vi metterò in sovraimpressione è possibile collegarlo qua o qua. Comunque metterò in sovraimpressione uno schema nel quale potrete vedere le connessioni da eseguire. Ok, e adesso sono rimasti da collegare i cavi per il riscaldamento del piatto di stampa e i cavi che portano l'alimentazione in corrente continua alla scheda. Ok, adesso è tutto montato. Rimetto il tutto a posto, dopodiché collego il cavo flat al display. E questa è la scheda montata vista dall'alto in tutta la sua bellezza. Funziona perfettamente, quindi riusciamo a muovere tranquillamente gli assi. Ok, possiamo chiudere il tutto e testarla. E allora, vista quindi la rimozione della vecchia scheda madre e messa la nuova scheda, adesso finalmente accendiamo la stampante e vediamo quello che abbiamo come novità all'interno del menu. Abbiamo diverse voci che prima non erano presenti, quindi proviamo a vedere alcune funzioni, ovviamente non tutte, altrimenti staremmo due ore. Allora, all'accensione ovviamente avremo la schermata di benvenuto e dopodiché apparirà il menu molto simile, il display molto simile alla schermata che avevamo precedentemente. Andiamo per esempio sulla prima voce, abbiamo la possibilità di muovere gli assi, la possibilità di andare in home, la possibilità anche di livellare il piatto. Ci permette di spostarsi su diversi punti e quindi eseguire anche in questo caso il livellamento, sempre con il foglio di carta. Metterò ovviamente una ripresa accelerata solamente per farvi vedere il movimento della macchina. Guardiamo le altre voci, abbiamo davvero tantissime voci in più. Abbiamo la possibilità di riscaldare come sempre sia il piatto di stampa che il nozzle, ma abbiamo anche la possibilità di una preimpostazione per le temperature di stampa, in questo caso PLA oppure ABS, ovviamente poi può essere utilizzato per qualunque materiale.
Come vedete possiamo preriscaldare solo lo tend oppure solamente il piatto di stampa oppure entrambi. Basterà premere sulla prima voce e porterà in automatico la temperatura, secondo le impostazioni che ho dato io, a 200 gradi per quanto riguarda il nozzle e 50 gradi per quanto riguarda il piatto di stampa. A conferma della temperatura, fra poco questo piatto di stampa cambierà colore e diventerà di colore rosso, ma questo ve lo recensirò più avanti. Da quest'altra voce invece possiamo interagire sulle impostazioni della macchina, quindi andare sulle impostazioni avanzate. Come vedete abbiamo tantissime voci in più che prima mancavano. E da quest'altra voce possiamo cambiare i parametri, come vi dicevo, per la temperatura preimpostata del PLA e dell'ABS. E queste sono le temperature che ho stabilito. Abbiamo la possibilità anche di cambiare il filamento dicendo all'estrusore di tirare indietro il filamento oppure di spingerlo in avanti. Quindi carica oppure scarica filamento. Questa voce invece ci dà le informazioni riguardanti la stampante, la scheda madre, firmware, eccetera. E l'ultima voce, come sempre, serve a scegliere il file da poter stampare. Quindi scegliamo il file da stampare e avviamo un stampa per vedere come si comporta il display e quello che appare durante il processo. Mi chiede se voglio stampare o meno, quindi gli dico di stampare e appariranno come sempre sul display le informazioni riguardanti la temperatura, la percentuale di avanzamento del processo di stampa, informazioni sulla ventola, eccetera. In questo caso ci sta informando che è in fase di riscaldamento, quindi attendiamo che inizi. Ok, effettivamente a parte le ventole la macchina sembra che sia molto più silenziosa rispetto a come era con la scheda madre originale, però per noi è solamente una prova per vedere come si comporta la macchina. E allora ragazzi, come avete visto, quindi sul menu appaiono tante voci che prima mancavano, ma soprattutto abbiamo la possibilità di arricchire la stampante con un display touch, con un sensore di fine filamento, con il BL touch per quanto riguarda l'autolivellamento e tante voci in più che ci permettono di stampare come si fanno con stampanti più evolute. E questa stampante può diventare più evoluta se continuate a seguire i miei video e seguite i consigli che vi do appunto per gli upgrade. Avete visto già il piatto di stampa, avete visto questa scheda, avete visto precedentemente dei prodotti della Creality che ci consentivano di avere un effetto di stampa e stampare animali eccetera eccetera, e un display touch con un sensore di fine filamento inclusi nel kit. In questo caso invece avete la possibilità di acquistare una scheda madre che vi consenta di scegliere se poi arricchirla con un display touch oppure tutto ciò che volete. E sul sito internet troverete tantissime altre schede madri, ovviamente anche per altre stampanti. Questa di qua è compatibile però con altre stampanti della Creality che adesso non ricordo quali siano. Mi pare che ci sia la CR6 e la CR10. Comunque vi lascerò qualcosa in descrizione nel primo commento. Detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.